Ciao raga, ciao! Questo è un video molto particolare e molto originale, almeno speriamo, io e Anna Ruda. Ciao Anna, mua, bacione, questa è la nostra collaborazione. Questo video si intitola Stasera a cena da Anna Ruda con l'outfit di Paola Style. Allora, è un'idea originale che è venuta ad Anna. Sì. Allora, lei farà un video di una ricetta e dunque non so bene come si intitola la ricetta, ma ci saranno le cozze e quindi io dovevo abbinare i colori. Le cozze sono nere e questo è il nero più i pantaloni che vi faccio vedere dopo. Poi userà anche dei gamberetti e i gamberetti sono in questo colore perché prima sono grigi, poi quando li fate cuocere almeno così mi ha detto. No dai, è vero, così io li prendo già lessati e però diventano color rosso, diciamo corallo. Questo è il colore che ho trovato così nel mio outfit. Non era obbligatorio farlo con i colori della ricetta, ma io ho voluto prendere spunto dalla ricetta, ecco, per abbinare l'outfit. E quindi manca il prezzemolo, che è verde, e dove sta il verde su di me? Ma qui! Raga! Ma qui! Sullo smalto, insieme al rosso. Passiamo all'outfit. Dopo vi dico il trucco. Allora, l'outfit, questa è una maglietta di, questa avrei dovuto prepararmela, comunque di C&A, con delle borchiette qui, è nera al collo, poi c'è il grigio e il rosso, come i gamberetti. Ha una cintura in vita, volendo si potrebbe mettere anche una color oro, ma io ho messo questi orecchini grigi di Franci Guiz, un bacione, che mi aveva regalato, e quindi questi vanno benissimo perché sembrano uguali alle borchie, frottissimo. Quindi c'è questa cinturina nera che secondo me va benissimo, questi pantaloni senza peli di cani, possibilmente uscite senza pelo di cane, sono eleganti perché hanno Le pants, vedete, sono larghi e poi qui ho messo quegli stivaletti neri con il tacco alto di scarpe e scarpe. La marca Alesia, giusto? Sì. Questi sono quindi molto eleganti. Questa è una cena tra amici, eh? Non è che dobbiamo andare all'Opera de Paris o alla Scala di Milano, no, questa è una cena tra amici. Allora, dietro vediamo, ecco, guardate voi con la molletta, dov'è? Ah, qui, tutta sbrilluccichenta. E adesso vi dico del trucco, aiuto se non cado. Allora, il trucco, naturalmente sempre coppicchiaie, un pochino ci vuole, della Maybelline, e la terra su tutto il viso, perché sono ancora un po' abbronzata. Poi ho usato, questa è sempre la mia base di questi giorni, diciamo, il numero 20, Pinky Flow, come blush dell'Essence. È un po' polveroso, diciamo la verità. Però come colore carino e dura abbastanza. Poi ho fatto un po' di contouring, pochino. Poi passiamo agli occhi. Oltre alla matita, sempre la stessa di Essence, dov'è? Numero 2 brown, marrone, per le sopracciglia e il pennellino. Allora, per gli occhi ho usato questa matita nera, sia all'interno della rima palpebrale inferiore e superiore, che fuori.
e questa è quella di Skinny Fit di Kiko. Poi ho usato come colore, questo è color vinaccia perché si berrà del vino, giusto? E quindi l'ho preso da questa palette di Urban Decay. Ho preso questo bel color bordeaux oh mamma, vinaccia, per il vino rosso. No, ci sono i gamberetti, pesce, cozze. Forse si berrà il vino bianco. Fa niente, allora richiama i gamberetti. Mentre per il nero e il marrone ho preso questa palette di The Balm e ho adoperato questo marrone slick e questo nero, questi due, per fare lo smokey eye, non tanto esagerato perché appunto si va a casa di amici, mentre come illuminante sia sopra la palpebra che qui all'interno dell'occhio dove c'è la lacrima palpebrale, no, sì, lacrimale, il Sassy, questo bianco. Poi, quindi ho usato due palette. Poi, per ultimo le labbra, ho messo sotto come base dei provenzali che mi ha regalato Maquillage Mavi, un bacione Antonella, dei provenzali e un stick riparatrice all'uva e mora. L'ho messa come base proprio per far rimanere le labbra molto morbide e come rosso, strano che io abbia usato il rosso, ma richiama sempre Il gamberetti. database dei virus di Avast è stato aggiornato. Ma molto bene, brava, un applauso alla signorina che ci ha avvisato del computer. Poteva anche stare zitta, però. Questa matita ho usato per le labbra, che ho vinto sempre quando ho vinto un giveaway di Maquillage Mavi, ma dai, ma veramente, sì, veramente. Avevo vinto questa matita della Wycon, si chiama Simply Red, semplicemente rosso, ed è molto ma molto carina. Lei sarebbe secca, però con il lucida labbra sotto, uno stick labbra, così, a parte che sento l'odore di uva nera che mi ricordo quando ero piccola, quindi mi fa molto piacere sentirlo. Poi questa matita non risulta secchissima, non secca le labbra, restano morbide. Quando poi andremo a cena da Anna Ruda, mangeremo il suo piatto e non so con cosa le fa le cozze e i gamberetti. Se lo faceva con la pasta, non ricordo più. Pure il citof, no, il campanello della casa mancava, ma sì, siamo tra amici, no? Quindi questo video è finito. Io vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto. Fateci sapere sia a me che a Anna Ruda se vi piace questa tipologia di video, che ne faremo degli altri con varie ricettine, ok? Allora ringrazio Anna Ruda soprattutto per aver accettato di fare la collaborazione con me, le mando un bacione e non vedo l'ora di correre a vedere la sua ricetta. Fatela anche voi, fateci sapere se la farete, se vi piace, non vi piace, eh? E anche l'outfit, ovviamente sotto il mio video. Sotto il mio video troverete anche il link al suo video. Basta, finito qui. Speriamo che vi piaccia, veramente, veramente, veramente. È un'idea originale, così pensiamo noi. Ci vediamo al prossimo video e buon appetito! Ciao ciao raga!